I remember what you did back then when you left one night, never called again, saying, oh, we were never more than friends, just a young love waiting on the summer to end. But now you're singing up a different tune, saying all I ever dreamed about was being with you. I don't want to know that you're telling the truth. Tell me, what am I supposed to do when you say, always, always, always say it all you want, I still won't believe you. Always, 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 no more you fooled again. So you keep trying. Show up all over town, telling my friends all of my sins, hoping I'll call you out. Listen, I know you heard about me, how I'm moving on, found the right one. I think it's time that you leave. When you're face to face with your memories and the lights are low, you'll do anything to make them happy. I remember what you did back then when you left one night, never called again, saying, oh, we were never more than friends, just a young love waiting on the summer to end. But now you're singing up a different tune, saying all I ever dreamed about was being with you. I don't wanna know that you're telling the truth. Tell me, what am I supposed to do when you say, always, always, always say it all you want, I still won't believe you. Always, 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 no, I won't get fooled again. Always, always, always say it all you want, I still won't believe you. Always, 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 no, I won't get fooled again. They say that nothing lasts forever, and it's definitely fine by me. Angelo Chiarini, direttore sportivo del settore giovanile del CD Verghe, una bellissima giornata, un momento di aggregazione molto importante e tantissimi bambini partecipanti. Porta aperta è oggi una cosa che ci tenevamo a fare per avere riscontro di quello che stiamo facendo durante l'anno. Abbiamo visto che la presenza è molto importante, ci sono parecchi ragazzi come vedete in campo, e secondo me è un momento di aggregazione molto 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 importante sia per noi che per i ragazzi stessi. Sono addirittura tornate alcune bambine che non erano riuscite a venire nello scorso Porta Aperta riservato al femminile. È importante perché avevano detto che non erano potute venire l'altra volta e ci sono aggregati oggi i maschietti come se niente fosse, e questo secondo me è un dato fondamentale, dove entrare in una società fatta solo di maschi, entrare con delle bambine, secondo me è una cosa fondamentale, vuol dire che qualcosa si sta sviluppando. Impronta importante da parte del nostro livello, sono presenti tantissimi allenatori di varie categorie, un lavoro di squadra che sta dando i suoi frutti anche nella crescita proprio di tutto il settore giovanile. Beh, qua sai benissimo, vedo che sfondiamo una porta aperta con i nostri ragazzi. I nostri ragazzi si sono aggregati sia quando abbiamo fatto l'open day per le bambine, anche oggi. Dunque si sono presentati in tanti, questo qua è un sintomo di valori importanti che danno la crescita. Dando la crescita del giusto valore a questa società. Una società che il prossimo anno crescerà ancora nel settore giovanile, al di là del numero di squadre che si passerà dalle attuali 11 a quasi 17, e l'attività riprenderà poi nel mese di agosto, e per tutti i partecipanti o quest'oggi sarà l'opportunità di iscriversi al nostro settore giovanile. Esatto, noi siamo partiti con le squadre dell'anno scorso, poi piano piano abbiamo visto che il gruppo comincia a allargarsi, abbiamo dovuto fare delle squadre in più, ci sarà un impegno da parte nostra più importante, ma adeguatamente sarà l'impegno importante dei ragazzi che verranno qua, che decideranno di venire qua con le iscrizioni che faremo in questi ultimi giorni. Grazie direttore. Arrivederci, grazie.